parlato con le mie consorelle e mi hanno assicurato che ti hanno seguito di loro spontanea volontà. E va bene, mi dispiace. Ma il fatto è che loro non vogliono restare per sempre murate vive. Ma solo qua dentro sono protette. A dire la verità, le vogliono tutti bene. Offrono persino da bere. Sono le mie consorelle e nessuno le metterà più in pericolo. D'accordo. Che cosa intendi fare? Cacciarmi? Ne parlerò con il sergente Sutton e Monsignor O'Hara. E intanto tu adesso avrai un solo compito. Hai detto che sei una cantante, giusto? E non avrai problemi a lavorare con altre cantanti? No, anzi, la collaborazione mi mette addosso una certa joie de vivre. Sì. Potresti cantare nel nostro coro? Sono brave. Da morire. Vede? Allora basta solo parlarsi delle volte. Bella storia. Reverenda madre, signora. Domenica, subito dopo la messa, incontreremo Mr. Rocco e Mr. Barocco. Dovrei conoscerli. I due stilisti, quelli dell'altra... dell'altra parrocchia. Hanno trovato un accordo con la diocesi. Pensi, arriveranno addirittura con un bel assegno in mano. Così mi rincresce molto. Ma presto questa chiesa chiuderà. Se le mie sorelle saranno divise, saranno mandate in altre comunità. È più vecchio l'ospizio. Oh, ma è terribile! Alessandro! E tutte le mie preghiere! Ho capito, ma... Alessandro! Dio una risposta alle vostre preghiere l'ha data. Siete voi che non volete ascoltarla. Alessandro! Non siamo mica a Formentera! Vi abbiamo fatto poltrire fino alle 4:15 del mattino. Avanti, tiriamoci sulle maniche e proviamo le nostre lodi al Signore. Qui il coro? Certo! Vieni pure, canta con noi. Soprano o contralto? Come vuoi. Allora mettiti davanti a Suor Maria Stefania. Ciao. 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 Silenzio. Cominciamo. Benedita tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Maria Claretta, sei dei nostri? Carina, Da morire! Bene, prendiamo dal Benedicta in là. Suor Maria Valeriana? Suor Maria Valeriana? Yuhu! In là su. In là su! In là dal Benedicta. In là! Andiamo avanti. Andiamo avanti in su. No, in là. Mi viene la labirintite. Va bene, niente là. La e questo che cos'è? È musica soul. Voglio il visto. Ah, ho capito. La superiora ha mandato un'infiltrata per farmi fuori. È dal 69 che me l'ha giurata. Dal flop della mia messa hard rock a Woodstock. E ha mandato qui Gloria Gaynor a prendermi il posto. Maria Lazzara, tu sei fantastica! Però lei potrebbe darci una mano? Ascolta, io non sono qui per prenderti il posto. Ma voglio solo darti una mano. Hai paura di lavorare duro? Beh, sono una suora. La mia vita è stata come una via crucis. Con 20 fermate in più e senza capolinea. Ehi, hai fatto una battuta. Bene, in bocca al lupo. Ok, sorelle, adesso aprite le orecchie. Quando cantate non sono solo note, è la voce dell'anima. Dovete liberare le vostre emozioni e cantarle al Signore. Per cominciare
ci pensare. Canta più che puoi. Vai! Di più! Più chiaro! Più forte! La tua voce è come un fiume che ci inonderà. Che strumento potente! Grazie! Al mio paese facevo la sirena dei pompieri! Baci piano, sorella! Vi dovete amalgamare, vi dovete ascoltare, dovete essere una voce sola! Ma dove vanno? La prova è finita! Fate pratica! Apri il cuore! Punta fino al cielo! Yeah.
copertina era Muisca. Fammi volare. Allora,